Iscriviti ai canali Blue Voice Live e Rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli. Attiva la campanellina per ricevere le notifiche e abbonati se vuoi vedere video senza pubblicità. Buona visione! Presso alcuni, la mente spirituale si sviluppa gradualmente e lentamente, ma mentre si può sentire il costante aumento della coscienza spirituale, si può non aver ottenuto alcun marcato e sorprendente cambiamento in sé. Altri invece hanno avuto momenti di ciò che è conosciuto come illuminazione, in cui essi sembrano incalzati fuori del loro stato normale e passati in un piano superiore di coscienza e di essere, il quale li lascia in uno stato molto più elevato di quanto non lo fossero prima, senza riportare però nella coscienza un chiaro ricordo di quanto hanno provato in quello stato di elevazione mentale. Queste esperienze sono avvenute in differenti forme e gradi a molte persone di ogni sorta di religione e generalmente associate ad alcuni aspetti speciali del particolare credo religioso. Ma gli occultisti avanzati riconoscono tutte queste differenti esperienze come differenti forme di una stessa sostanza, il sorgere della coscienza spirituale. Alcuni scrittori hanno chiamato questa esperienza coscienza cosmica, frase molto appropriata, poiché l'illuminazione, almeno nelle sue più alte forme, ci porta a contatto con la vita universale e ci fa sentire in unione con tutta la vita alta e bassa, grande e piccola, buona e cattiva. Queste esperienze variano, naturalmente, secondo il grado di sviluppo individuale, il temperamento, l'allenamento, eccetera, ma alcune caratteristiche sono comuni a tutte. Il sentimento più comune è quello di venire in possesso di una conoscenza quasi completa di tutte le cose, quasi una onniscienza. Ma questo senso dura naturalmente per pochi istanti e lascia un acuto rammarico di aver perduto ciò che si è visto. Un altro senso ordinariamente provato è quello della certezza dell'immortalità, un senso di esistenza reale, di essere sempre esistiti e di essere destinati ad esistere sempre. Un'altra sensazione è quella della perdita totale di ogni timore e l'acquisto di un senso di sicurezza e di fiducia che va oltre ogni comprensione per coloro che non l'hanno mai provato. Indi, un sentimento di amore passa sopra di noi, un amore che abbraccia tutta la vita, da coloro che non ci sono vicino su questa terra a quelli delle più lontane parti dell'universo, da coloro che noi riteniamo puri e santi a coloro che il mondo ritiene malvagi e spregevoli. Ogni senso di diritti personali e di censura per gli altri sembra fuggire da noi e il nostro affetto, simile alla luce del sole, si espande su tutti egualmente, senza tener conto del loro grado di sviluppo o di bontà. Ad alcuni queste esperienze sono venute sotto forma di un sentimento reverente e profondo che prende completo possesso di noi per alcuni istanti o poco più, mentre altri si sono trovati come in un sogno e sono divenuti consci di un'elevazione spirituale accompagnata dalla sensazione di essere circondati da una vivida luce o da un intenso calore. A taluni queste verità si sono manifestate sotto forma di simboli, il vero significato dei quali, alle volte, si è loro reso manifesto soltanto dopo molto tempo. Quando queste esperienze avvengono,
ci lasciano in un nuovo stato di mente e noi non siamo mai più quelli di prima. Quantunque l'acutezza dell'esperienza svanisca, pure ci resta sempre un ricordo tale che per lungo tempo costituisce una fonte di conforto e di forza, specialmente quando sentiamo la nostra fede intiepidirsi o siamo scossi, come una canna, dai venti delle contrastanti opinioni e dalle speculazioni del nostro intelletto. Il ricordo di una tale esperienza è sorgente di rinnovata forza, un porto di rifugio al quale l'anima stanca vola per ripararsi dal mondo esteriore che non la comprende. Queste esperienze sono inoltre ugualmente accompagnate da un senso intenso di gioia. Infatti, la parola ed il pensiero di gioia sembrano essere predominanti in quei momenti. Ed è una gioia di non comune natura. È qualche cosa che non si può immaginare fino a che non si sia provata. È una gioia di cui il solo ricordo fa scorrere più rapido il sangue e palpitare il cuore. È, per così dire, gioia assoluta. Come abbiamo già detto, queste esperienze sono accompagnate da un senso di conoscenza di tutte le cose, da una illuminazione intellettuale impossibile a descriversi. Dagli scritti degli antichi filosofi di tutte le razze, dai canti dei maggiori poeti di tutti i popoli, dai sermoni dei profeti di tutte le religioni e di tutti i tempi, noi possiamo raccogliere le testimonianze di questa illuminazione venuta ad essi, di questo spiegamento della coscienza spirituale. Noi non abbiamo né tempo né spazio per enumerare questi numerosi casi. Alcuni hanno descritta questa esperienza in un modo, altri in un altro, ma tutti fanno praticamente lo stesso racconto. Tutti coloro che hanno ottenuta questa illuminazione, anche in debole grado, la riconoscono nei racconti, nei canti o nei sermoni degli altri, anche se sono intercorsi più o meno secoli fra di loro. È il canto dell'anima che una volta udito non si dimentica mai più. Sia esso suonato dal rozzo strumento delle razze semibarbare o da quello delicato del dotto musicista dell'oggi, i suoi accenti vengono subito riconosciuti. Questo canto ci viene dall'antico Egitto, dall'India di tutti i tempi, dalla Grecia e da Roma antica, dai primi santi della Chiesa cristiana, dai quaccheri inglesi, dai monasteri cattolici, dalle moschee maomettane, dai filosofi cinesi, dalle leggende degli eroi profeti degli indiani d'America. Esso è sempre lo stesso canto, ripetuto sempre più altamente, man mano che altri lo apprendono e aggiungono la loro voce o il suono del loro strumento al grande coro. Walt Whitman, il poeta così poco compreso, conosceva bene quel che diceva, e così lo sappiamo noi, quando egli espresse in bizzarri versi le sue esperienze. Leggiamo quanto egli disse. Poteva esprimersi meglio? Come in deliquio, in un istante, un altro sole ineffabile mi abbagliò e tutti i mondi io conobbi, mondi sconosciuti, luminosi. In un istante il paese futuro, il paese celeste, mi si rivelò. E quando il poeta si risvegliò dalla sua estasi, gridò: io non posso essere sveglio perché nulla mi appare come dinanzi. Piuttosto, ora sono sveglio per la prima volta. Quello di prima non era che un sonno meschino.
e noi dobbiamo anche convenire con lui quando egli esprime, con le seguenti parole, l'impossibilità nell'uomo di descrivere chiaramente simili esperienze. Leggiamo. Quando tento di ridir quel che provai, non riesco. La lingua si rifiuta di parlare, la voce non ubbidisce ai suoi organi ed io resto muto. Cari studiosi, possa questa grande gioia dell'illuminazione essere anche vostra, ed essa sarà vostra al momento opportuno. Quando verrà, non vi sgomentate, e quando vi lascerà, non rimpiangete la sua perdita. Essa tornerà di nuovo. Vivete guardando sempre in alto, verso il vostro sé reale, e apritevi alla sua influenza. Siate sempre desiosi di ascoltare la voce del silenzio, sempre pronti a rispondere al tocco della mano invisibile. Nel libretto aureo, La luce sul sentiero, molte cose che vi saranno sembrate oscure vi appariranno ora più chiare. Rileggetelo a questo punto. Non abbiate più timore. Ora avete sempre con voi il vostro vero sé, che è una scintilla della divina fiamma e che diverrà la lampada che illuminerà il vostro cammino.